Salve! E iniziamo bene! Bentornati su un gioco abbastanza famoso e che ho portato tantissimo tempo fa. Salve, c'è una persona? Su Krunker.io. Ah, una cosa, non badate al titolo per piacere, perché questo gioco prima lo chiamavano CSGO in Minecraft, adesso c'è Valorant, quindi fatemi fare le visual, perché? Perché la key non l'ho potuta sbloccare, quindi zitti e fatemi fare un bel titolo, che cavolo per una volta. Comunque sono uscite delle nuovissime mappe, il gioco è stato aggiornato ed è veramente qualcosa di fantastico. Questo gioco è bellissimo e lo preferisco a tantissimi altri giochi. Sarà che sono più decente di altri giochi? O sarà? Questo gioco solamente i veterani del canale lo conosceranno. Praticamente è uno sparatutto, non so se definirlo arena, ma non penso, perché l'arena hai tutte le armi. È praticamente uno sparatutto dove tu ti scegli la tua classe, la tua arma e vai a rompere il sederino a chiunque ti capiti davanti. Questa qui è una mappa Maya, dovrebbe essere nuovo, almeno l'ultima volta che ho giocato non c'era. Andiamoci così. Non gioco veramente da tantissimo, però mi è tornata la voglia in questo periodo. Spero che si senta bene l'audio, perché dovrei averlo regolato bene al volo. E ovviamente non è così. Ho settato bene il microfono, però non ho settato bene l'audio del videogioco, quindi per il momento non sentirete l'audio del gioco, ma sentirete una musica di sottofondo e io che parlo. Quando setti i programmi velocemente può capitare anche questo. Potrei provarci anch'io col pompa. E sapete che vi dico? Proviamo col pompa. Allora, a parte che questa qui è una palese chest di Minecraft, cerchiamo di vincerla come partita, anche perché non riesco a vedere chi sta vincendo. Mi sembra un free for all, quindi non lo so onestamente. Sto gioco è veramente molto molto bello. Quanta gente? Oh, ma ogni volta che finisco io spara lui. Mamma mia, lì c'è un altro che ha laggato e mi ha ucciso, però era fermo. Bene! Iniziamo a fare un pochettino i pro player che stanno zitti e fanno un bel po' di kill. Adesso un pochettino il fastidio che c'hanno tutti questi videogiochi così una clean appare. Che uno fatto fuori, l'altro fatto fuori. Non riesco a vedere le mie kill. Dove cavolo sono? Che fastidio, lo dovrei modificare nelle impostazioni, ma sicuramente mi ammazzano. Qui c'è un altro. La scorsa partita avevo beccato un italiano che non la smetteva di parlare. Ehi, italiano, ah! Oh, per questa volta ce la dovrei fare a fare qualche cosa. Adesso stacco la connessione e la riattacco subito, così lag e uccido chiunque. Ho fatto ben 13 kill in questo momento. Un'altra l'ho uccisa. Siamo in un'altra mappa, ho avuto la fortuna di farvela vedere. Siamo in una mappa egiziana ed è veramente bellissima. E quindi io giocherò per la prima volta in questa mappa senza nemmeno conoscere. Bene, dai, siamo leggermente molto più lenti. Però prendendo il coltellino in mano e switchando al momento giusto dovremmo raggiungere lo stesso una buona... cavolo, però è forte il fucile d'assalto. Cavolo se è forte, cavolo se è forte. Però è bella sta mappa, vedete, ha uno stile grafico molto semplice. Infatti sto gioco gira anche su un tostapane. Se vi piacciono giochi tipo alla CSGO, minimo, Fortnite, Valorant, queste robe del genere, insomma, se vi piacciono i giochi dove si spara ad un'altra persona, il gioco è abbastanza carino. E la cosa più bella è che non lo dovete nemmeno installare. E no, non è uno sponsor. Scusato, no, non lo vuole scusare. L'assalto però è molto preciso. Il cecchino un po' di più. Di nuovo questa tezzura del cecchino. Quando ci giocavo io non c'era, non era così. Ah, ok, ma è istantaneo, è brutto. Cecchino istantaneo. Cioè, non è che devi aspettare l'angolazione del colpo. Arriva subito, punto e basta. Quindi io posso fare... E alla fine si torna sempre da dove si è partiti. Alla bellissima... Oh, che cavolo. Allora, shotgun. Dai, proviamoci di nuovo con lo shotgun, visto che non ci abbiamo provato abbastanza. C'è gente? Lo shotgun pro con solo due colpi non ha un cavolo di senso. Via. C'è la nuova città. Questa qui la devo fare vedere, la città. Te pare che per una volta votano la mappa che volevo io, vero? Adesso me la dai la nuova mappa? Posso? Ok, questa qui dovrebbe essere l'ultima mappa ed è bellissima. Con questo cielo e queste lanterne, guarda, è la mia mappa preferita, anche se non l'ho ancora vista. Comunque è la mia preferita, guarda che bello. Salve. Comunque vedi, questo ragazzo c'ha la pelle verde, quindi le mie speranze di farmi la skin verde anche su questo gioco, vedi, anche lui c'ha la pelle verde, si stanno aumentando. Forse l'hanno aggiunta da poco. Comunque a quanto pare la devo sbloccare, quindi magari adesso ci facciamo un mega chest opening. Peggio di che cavolo ne so. No spinna, forse non si possono fare durante in gioco, non lo so. Cerchiamo di imparare questa mappa perché è veramente bellissima. Una e via. Adesso un'altra e via. Un'altra via. Dov'è l'altro? Un altro via. Pesante, però ce l'abbiamo fatta. Un altro via. Quella assistita, me l'ho sparato da dietro. Togli dal cavolo! E cavolo, me le rubano! Basta rubarmele! Stupido pelle verde che non sei altro. Oh, assisti, almeno dammeli quei 25 punti. Poi io che lo seguo pure. Victory. Peccato. Oh, posso giocare. Voglio andare a giocare di nuovo. Oh, ora posso farlo. Che ho trovato? Dammelo uno viola, che cavolo. Verde. Te pareva. Però... Dammi qualcosa di epico per una... verde. Sempre la stessa arma che non utilizzo. Viola?
Sempre la stessa arma. Oro leggendario. Che bello.